il tricolore italiano che è l'ultimo team tecnica Cielo Santa Maria 2018. Inizia così questa splendida manifestazione con l'esibizione dell'ultimo team. È un'emozione forte. Ecco perché cerchiamo di regalarla anche ad altre persone che vivono la disabilità come la viviamo noi, che si possono rendere conto che anche un'attività apparentemente così lontana dall'essere ordinaria può essere vissuta pienamente e in piena abilità anche da chi è in condizioni di menomazione fisica. Stata da Zanzara quattro anni fa, penso, era proprio prima del mio volo, perché mi consegna la bandiera di questa iniziativa, si chiamava We Fly, con Futura, che è il nome della missione, osa volare, voleva dare questo messaggio, ma in realtà io l'avevo interpretato non come un messaggio a favore delle persone, soltanto a favore delle persone diversamente abili, ma veramente per tutti gli altri, nel senso che per me persone come Marco, Alessandro sono un'ispirazione. La forza, la tenacia, la passione, anche l'amicizia tra di loro con cui perseguono degli obiettivi sono stato un esempio per me e possono essere anche un esempio per tutti quanti. Quindi volevo condividere la loro storia con tutti. Voglio approfittare di questo momento per fare una cosa che non si era fatta prima. Abbiamo un astronauta, un alpinista che è stato 4 volte sull'Everest a piedi, 1,5 volte con l'elicottero. Se lo lasciamo fare arriva sulla stazione. Esatto. A piedi. No, c'è da dire che in questo preciso momento c'è un altro astronauta, Maurizio Kelly, che sta scalando l'Everest. No, davvero? Ti giuro, ma non spero. Maurizio sta scalando l'Everest, è quasi a, insomma, 2 terzi. Sì. Per cui io vorrei che Moro, Cristoforetti, lanci da qui, da Cremona, un grande in bocca al lupo a Maurizio Kelly. Grazie. Vi lascio i microfoni, dite quello che volete. Beh, allora, Samantha è stata qui in altri punti e lì non l'ha fatta nessuno, perché l'Everest l'ha guardato da sopra, ok? So che adesso mi sembra che a campo 2 oggi sono i giorni così buoni, perché prima che arrivino i monsoni adesso i venti stanno calando, oggi è il primo giorno di vento in calo, quindi so già che si vogliono andare a 7.003 oggi alcuni gruppi, lui va a campo 2, quindi nel giro di una settimana dovrebbe essere in cima e quindi ovviamente gli faccio in bocca al lupo. Mi piacerebbe essere là, fa meno caldo, però oggi vengo anche essere qui perché è molto meno rischioso e mangio le gambe sul tavolo, quindi ti mando questo saluto. Basta avere un sogno, qualcosa a cui puntare e tutte le strade piano piano, non facili ovviamente, in qualche maniera si intravedono, si aprono. Vai. Quando devo girare, piano, fermati un attimo.